Chao, sono Sachiko. Sono ospite di elicottero. Elicottero! 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 Oggi, Sachikottero! Sachikottero! oggi parlerò di Kyoto, Kyoto. Ho fatto l'università a Kyoto, quindi abitavo a Kyoto per circa 3 anni. Kyoto è vicinissima a Osaka, ma in realtà la mia città è vicino a Nagoya. Sono nagoyasa, nagoyana, nagoyese, come si dice? Kyoto è gemellata con Firenze. Kyoto ha tante cose da vedere. Se siete stati a Kyoto, se andate in Giappone, sicuramente andate a Kyoto. Kyoto è la città molto tradizionale e antica. Non è molto grande, quindi potete girare a Kyoto facilmente. Quindi vorrei consiglierti 5 quartieri più interessanti a Kyoto. Qualche quartiere è famosa per i turisti, ma altri quartieri forse non li conosci. Il primo quartiere che io parlo è Arashiyama, è a ovest di Kyoto. E vi dà la possibilità di fare esperienza del fascino tradizionale di città antica. Le strade sono antiche e molto tradizionali. Potete mangiare un tipico pranzo buddista, passeggiare il giardino di bambù. In certe stagioni potete anche incontrare scimmie. Arashiyama ci sono stata tante volte con le amiche, con mia sorella, ci sono tanti bambù, è molto meraviglioso. E anche c'è una montagna in cui ci sono tante scimmie. Potete dare alle scimmie il cibo. Molto divertente. Kyoto è circondata da colline, montagne e boschi. Kyoto si trova nella regione di Kansai. Il quartiere più famoso in Kyoto è sicuramente Gion. Gion c'è una strada che si chiama Hanamikoji. Ci sono tante case tradizionali e molto, molto belle. Luglio o agosto è molto caldo e c'è tanta gente e forse è un po' faticoso, ma vale la pena. Se sei fortunata potete incontrare anche geisha. Perché in questo quartiere ancora lavorano alcune geisha? Oppure è più facile incontrare Maiko. Maiko sono le ragazze che studiano per diventare geisha. In luglio c'è una festa che si chiama Gion Matsuri. Gion Matsuri è uno dei festival più famosi. C'è un video che Eriko parla di Gion Matsuri per te. C'è un link. Il tofu di Kyoto è molto famoso nel Giappone. Dovete assaggiare sake. La via più famosa è Pontocho. Passeggiare questa via la sera è molto affascinante. Ci sono tantissimi bar e ristoranti tradizionali, izakaya. Potete trovare le case del tè lì. Potete rientrare e assaggiate il tè. E
poté de asistir la ceremonia del té. De Kyoto a Tokio con el tren veloce, ci si mette circa 2 ore o 2 ore e mezza. Il treno è sempre in orario. Okay. Non c'è lo sciopero in Giappone, Higashiyama. È famosa perché ci sono tantissimi templi, sono molto vicini. Potete andare a piedi. Il più famoso è Kiyomizu-dera. Le vie in questo quartiere sono molto strette e le case sono di legno e ci sono molti piccoli negozi di artigianato locale. Ottimo per comprare i souvenir. Nishijin è un distretto al nord-ovest di centro di Kyoto. È famoso di artigianato tessile. E infatti in cui fanno i tessuti di kimono. E di obi. Obi è la cintura del kimono. Le strade di Nishijin sono ancora tradizionali, con molte case di campagna. Non ci sono grattacieli. Fushimi è sud di Kyoto, è uno dei posti turistici più famosi del Giappone. Ci sono tanti turisti, per esempio c'è Fushimi Inari. In Fushimi Inari ci sono tanti torii. Forse avete visto le foto di tanti torii. Torii è una specie di cancello che sono davanti ai templi. Ci sono tante montagne e potete camminare. Probabilmente la vista più memorabile del Giappone. Potete passare sotto questi torii, potete fare le foto molto, molto belle. È un'esperienza magica. Kiyomizu-dera è molto bello, specialmente in aprile ci sono tanti alberi di ciliegio. La montagna è piena di ciliegio, è molto bello. E anche in autunno il colore di foglie diventa rosso. In questa volta la montagna diventa tutto rosso. Mi piace, molto bello. Scusate, oggi spero di non annoiarvi. Vi prego di ascoltarmi. In Giappone, quando si compiono 20 anni, molte ragazze indossano un kimono perché c'è una ceremonia speciale. Anch'io l'ho messo, ma kimono è molto pesante, quindi ci sono volute circa 2 ore per indossare kimono. Mi è piaciuta l'esperienza, ma è sufficiente, solo un giorno. Un giorno forse vi parlerò anche di Nagoya. Forse Nagoya è una città famosa del mondo per Toyota e per i mondiali di cosplay, World Cosplay Summit. Molti italiani anche vanno a Kyoto per studiare la lingua giapponese. Se andate a Kyoto, Ocha Cafe ha 2 scuole di lingua giapponese partner a Kyoto. Se volete studiare il giapponese, contattate l'associazione Ocha Cafe. Scrivete una email. ありがとうございます. Grazie per aver per aver passato un po' di tempo con noi. Se venite a Kyoto, sono molto felice. Mattane. Bye bye. We'll be right back.
Thank you.